Elisabetta Piccolotti, direzione nazionale Sinistra Italiana. Quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? In Umbria serve una sinistra forte ma profondamente rinnovata. L'Umbria è una regione che soffre di una crisi economica molto grande, c'è un declino dell'Umbria, almeno così noi diciamo, lo dicono tutti i dati economici, lo dice l'emigrazione dei giovani che scappano da una situazione di impoverimento. Ecco, noi immaginiamo un'Umbria che possa in qualche modo riattivare un processo di modernizzazione con però una grande e forte tutela dei diritti nel lavoro, nella salute, nell'ambiente. Una sinistra quindi che sappia farsi vettore di forze anche più ampie. Non pensiamo di bastare a noi stessi, serve un motore di esperienze civiche innovative che coinvolgano gli spazi maggiori e migliori di questa regione, le competenze, le energie che ci sono. L'Umbria rischia di scomparire nella povertà e nell'irrilevanza a livello nazionale. Ecco, noi vogliamo dargli un futuro e per farlo dobbiamo metterci in testa di essere una discontinuità rispetto al PD e al suo governo. Noi andiamo in un'altra direzione, vogliamo rappresentare i più deboli e i più poveri, non abbiamo interesse a tutelare gli interessi di chi oggi vive di rendita, a noi interessa dare una vita migliore a chi vive del proprio lavoro e a chi oggi è disoccupato perché non trova prospettive. Credo che a partire dal ringiovanimento delle classi dirigenti, ma anche da una piattaforma politica molto radicale, noi potremmo fare molti passi in avanti. Grazie.